Non ho la fortuna di avere qui con noi il presidente Dario Toscano, che è il presidente di una impresa che forse tra le, anzi sicuramente è tra le storie di impresa e di imprenditorialità più eccellenti del nostro paese. E lascio subito la parola al presidente Dario Toscano, perché ci farà capire cosa davvero significa stare sul campo e fare impresa. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui, ringrazio i professori, soprattutto la professoressa Panincia, professora Badegò, per avermi voluto invitare questa giornata a testimoniare un po' quella che è stata la mia esperienza imprenditoriale. Ma vediamo prima ancora di iniziare come io immaginavo un'impresa, come tutto sommato la immagino ancora oggi. La immaginavo esattamente come un grande albero, perché un albero ha delle radici importanti, come vedete nella slide, e sono la parte più importante dell'albero, perché lo sostengono, senza le radici non potrebbe stare in piedi. Le radici sono per l'azienda l'organizzazione. Senza organizzazione un'azienda non sta in piedi. Poi vediamo il tronco, anch'esso importante dell'albero, quello è il core business per l'azienda. I rami sono le divisioni specializzate e le altre aziende del gruppo che lavorano in sinergia. E infine i frutti che dall'albero sono gli utili che un'azienda produce ogni anno. Ma possiamo andare oltre. Per esempio parlare del clima, se il clima è favorevole l'albero cresce bene, fa dei frutti, esattamente come l'azienda quando l'economia va bene. Oppure quando appunto il clima è sfavorevole l'albero va in protezione, qualche volta addirittura non fa i frutti, esattamente come l'azienda in un momento di crisi cerca di proteggersi, di mantenere le posizioni e alcune volte non produce utili. Quindi io penso sia una metafora perfetta, l'albero azienda. Il mercato è sempre ciclico, finisce un periodo di economia fantastica e inizia invece un periodo di grande crisi. Ma comunque l'esperienza ormai ci aveva insegnato che dovevamo poter navigare non solo quando il mare è calmo, ma anche quando il mare è in tempesta. Quindi dovevamo trovare anche in quel momento delle opportune soluzioni. E così diciamo ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo risposto alla crisi in modo molto determinato, quindi abbiamo recuperato inefficienza, abbiamo eliminato la burocrazia che si era creata, abbiamo eliminato gli sprechi e abbiamo ristrutturato le nostre agenzie. Qui per esempio c'è stato un atto di coraggio importante, cioè noi non solo siamo presenti su questo mercato, ma siamo presenti sempre con la stessa nostra immagine, quindi investiamo per mantenere quello che è stato il nostro punto di forza. E questo evidentemente in qualche modo la clientela l'ha percepito. Quando pensavano durante la ristrutturazione di un'agenzia che forse anche noi avevamo chiuso i battenti, si rendevano conto dopo circa un mese che noi non solo non avevamo chiuso i battenti, ma riaprivamo con un'immagine rinnovata, ancora più elegante rispetto alla precedente. E questo indubbiamente dava un segnale di forza molto importante. Abbiamo messo a punto anche un sistema di gestione, di controllo di gestione molto efficace, che poi si è rivelato anche molto efficace successivamente a quel momento di forte crisi. Abbiamo fatto forti investimenti in tecnologia, questo anche pensando non solo alla crisi, ma al fatto che ormai è un mondo che va verso la tecnologia, e questo sempre per migliorare il servizio al cliente e per rendere la nostra attività anche più agevole. Nel 2015 decidiamo di scrivere la nostra carta dei valori. Una carta dei valori che comunque non era mai stata scritta fino al 2015, ma che era sempre esistita nei nostri comportamenti. Allora perché scrivere questa carta dei valori? Ma anche in questo caso per dare
un segnale chiaro e forte ai nostri clienti, perché comportarsi bene evidentemente è un valore, ma prendere un impegno pubblico e scrivere una carta dei valori è diverso, è un impegno importante che uno prende verso la propria clientela ed è qualcosa che nessuno mi risulta abbia mai fatto, almeno nel nostro settore. E veniamo ai valori. I valori sono la parte centrale di questa carta, appunto, dei valori. Sono le fondamenta di ogni azienda, direi di più. Direi che oggi più che mai non ci può essere futuro senza valori. Non si può pensare di poter fare business senza avere dei valori. Siamo main sponsor, nonché fondatori del MEGIM, che è il Master in Economia di Gestione Immobiliare, che viene tenuto proprio qui all'Università di Bergamo. Ecco, come vedete, una grande attenzione a quella che è la formazione dei giovani, ovviamente indirizzati verso il nostro settore, i giovani che iniziano a lavorare con noi. Quindi noi siamo molto concentrati a far sì che questo successo possa accadere per i giovani, perché il nostro successo sarà una conseguenza naturale. E su questo ci crediamo, ci abbiamo creduto fino ad oggi e continueremo a crederci, anche perché insomma questo ci ha dato grandi risultati. Bene, insomma io ho terminato, vorrei dirvi semplicemente ancora che ho iniziato questa avventura in due camere di un partito. Con impegno, determinazione e passione ho realizzato il mio sogno. Sono stato giovane anch'io, possano poi evidentemente essere raggiunti. L'importante però è pensare che il sogno si realizza non per caso, il sogno si realizza con l'impegno, con la passione, con la volontà. Questo è importante saperlo, insomma. Complimenti a tutti e buon proseguimento per i vostri studi. Parole che ricorrono, parole che naturalmente contengono concetti importantissimi dell'economia di tutte le nostre economie e imprese e che ricorrono nel testo del professor Cappellata che noi adottiamo all'interno di questo corso. E naturalmente su questi concetti è stato anche costruito, no? Che vorrei mostrare è un libricino piccolo, quindi si legge molto facilmente, io ve lo consiglio, è una lettura molto bella anche per coloro che sceglieranno di fare una tesi di laurea in questa disciplina, è un testo che noi consigliamo che la legge. Per fare impresa, Ilario Antonio Cuscano, per fare impresa il capo di Stato una storia italiana, pubblicato dalla Francona. Dunque, ci sono domande da parte dei ragazzi, curiosità, Spesso abbiamo parlato di cultura di impresa durante il corso. Aumenti il volume. Molto spesso abbiamo parlato di cultura di impresa durante il corso. Ci sta un aspetto strettamente personale che lei ha potuto trasferire all'impresa? Sì, no, ma sì, a parte essere se stessi, perché quella è la cosa che funziona. Sì, no, ma essere se stessi è importante, per essere se stessi nel modo giusto. Beh, io l'aspetto che ho voluto dare, cioè l'impresa è intesa non solo come opportunità per far soldi, perché è ovvio, non voglio fare qui lo stinco di santo, ovviamente si fa impresa per far soldi, però non può essere l'unica cosa che può spingerci a fare impresa. C'è un aspetto sociale anche che va guardato, quindi per me l'idea di creare dei nuovi posti di lavoro,
l'orgoglio, man mano che l'impresa è cresciuta, di poter dire da 5 dipendenti siamo passati a 10, da 10 a 30, da 30 a 60, da 60 a 100. Ecco, man mano che l'impresa cresceva, io non guardavo solo l'aspetto economico, guardavo anche questo aspetto che era un aspetto prettamente sociale. Quindi questo penso che sia fondamentale. E noi siamo onorati del rapporto. E, anzi, quest'anno abbiamo chiesto, in fase di chiusura delle attività del master dell'anno 2015-16 e in fase di avvio delle attività del master dell'anno 2016-17, per noi è un onore poter avere la programmazione dei masterizzati, che abbiamo noi, cioè degli studenti che hanno conflitto concluso il loro tesi master nell'anno che si sta chiudendo, la programmazione ad opera diretta del Presidente della Costa. Quindi hanno conseguito il master di primo livello in economia e gestione immobiliare istituito presso l'Università di Studi di Roma, Toro Vergata, il dottor Francesco Tuosai. Complimenti a tutti e buon proseguimento dei nostri studi.